E allora ricominciamo da dove eravamo rimasti ieri sera. Beh, adesso non c'è la memory card, rido. No, c'è. Eravamo rimasti ai 14 gol di Yuka. No, non la faccio. L'Olanda. C'è l'amichevole con l'Olanda. Guarda che la serata del Lord. Non c'è Clivort perché è zoppo. Non ci sono né Tsubasa né Wakabayashi, quindi non vale la pena. No, Tsubasa c'è in campo. Non c'è Wakabayashi, ma c'è Tsubasa Ozora. Partita contro l'Olanda. Katagiri a Bologna, esatto. Partita contro l'Olanda di Oranda, capito? Che l'Olanda è Oranda. Katagiri a Bologna, esatto. Quindi questa è l'Olanda del buon Kulisman. Eccolo qua, col buon Ruud Kulisman in porta. Vediamo il livello del portiere. Il livello del portiere è basso, Questo probabilmente è Wakashimazu ancora. Livello 30. Poi c'è un giocatore di livello 43, numero 10. Vi lascio immaginare. Ok. Poi c'è un buon Takeshi. C'è Yuga però. Quindi ci sono quasi tutti i top. Quindi ancora non sono arrivati i 7 del Giappone reale. Ma c'è un'Olanda mesta come Sano al posto di Takeshi. Ma Sano non c'ha il super tiro. Vabbè, mesta Olanda senza. E ancora i nomi sono illeggibili. Ma si vede bene adesso, ragazzi? Si vede meglio rispetto a prima? Lo Skylab, figa. Lo Skylab. Non garantisco, Ok. Devo togliere Nitta. Figa. Voi volete lo Skylab? Va bene, ci provo. Non garantisco, ma ci provo. No, non ce l'hanno tutti. Alcuni non ce l'hanno. E Sano non ce l'ha. Mentre i Tachibana ce l'hanno su giù sinistra destra. Porca troia, su giù sinistra destra. Quindi R1 su giù sinistra destra. Porca Eva. Su giù sinistra destra triangolo. Ok, col Tachibana. Ok, va bene. Non mi ricordo già più. Non ce la farò mai, ragazzi. Dai, ma che palla rubata è. Guarda Kaiser. Guarda come ci crede. E Ken. Allora, su giù sinistra destra. Eccolo, ce l'ho fatta. Skylab. No, come che? Fai Skylab. Dai Doleman, piglia gol. Masao-kun! Oh, oddio. Lucine, dopo le metto. Che fatica. E là. Madonna, Sano se la butta dentro. Ammazzo. Oh, oh. Chi è il 14? E Kulisman? Ma sì, Ma di Adolanda sbagliato. Oh. Prendi la Ken. Ok, non c'è in questa partita. No.
figa. Non facciamoci domande sul fatto che ci fosse o meno Tsubasa. In teoria sì, siamo nella in una partita di esibizione prima delle qualificazioni asiatiche, diciamo, no? Non era nel manga, però se ti ricordi l'abbiamo letta in Capitan Tsubasa Story, in un arco narrativo e negli ultimi due volumi del manga, quando raccontano le... il Takemon Extra, esatto, quando raccontano le tre partite amichevoli con l'Olanda. Sì, qua secondo me si sono presi qualche libertà. Però questa praticamente è solo l'ultima partita, no? Ah, omaggio questa, eh? Tiro. Boh, tiro, vai. Cosa va fuori? Oddio! Questo mi è piaciuto. Chi è questo 5 qua? Non... ma Dirk c'è? Vedere se c'è Dirk. C'è Dirk? O Dick? Scusate, eh. Questo bestia chi è? Eccolo qua, il 4. Chissà se c'è la scenetta con quando la ruba Asano. No, non c'è. Fine del primo tempo. 3-1. Che cosa volete vedere? Che super tiro volete vedere? Ma come Shizaki? Ancora? Oh, adesso fuori, eh? Quindi ci sono ancora un po' di partite da giocare. E anche Taro la mette! E anche Taro la mette! Qua il Giappone si scatena! La metto, eh! Faccio un tiro a giro! Niente. Misaki fa cagare anche qui, però l'ha buttata dentro! No! No, non è partito. Merda, non è partito il tiro gemello. Tiro gemello più indietro. Quindi proviamo da qua. Tanto entra anche con Tsubasa. Eccolo. Eccolo. Con Yuga. Con Yuga mi è uscito. Ciao Luigi. 5-1. Onesto. È la prima, Luigi. È la prima che abbiamo fatto dopo la quella di ieri sera. Dopo la partita di ieri sera. Go. Tai. 5-1. Credetemi, quando ero più piccolo che non era che avevo visto solo il cartone, non avevo letto il manga, tutte ste facce mi erano completamente sconosciute, ma anche Wakashimazu, Ed Warner, non era mica così chiaro che fosse lui. Scenetta. Esatto. E Clivor ti dice, ma che squadra di pippe. Adesso scende giù, con i mocassini, col mocassino del terrore, che dà più 15 al tiro di potenza. Quello chi è quel biondo che non impegna? Brian. Brian Kramer. Vabbè, deve avergli detto la solita menata dei Wakabayashi che non è che ha subito danni da lui.
Che gioca di Capitan Tsubasa? Su PlayStation 1. Adesso Tsubasa torna in Brasile. Pelo in bocca. Qua c'è Sana, eh? Sentite bene voi, ragazzi? Capitolo 4. Nani? Shinno de Nippon. Real Japan 7 da to? Eccoli qua. Sono arrivati. Koitsura ga kyou no renshu chi ai no aite na no ka? Demo, ore tachi no aite tatte omae tachi 7 nin shika inai janai ka? Shou ga nei daro. Kibishi renshu ni taeta no wa kono 7 nin shika inai ndakara. Sono molto più forti di voi. Ma è qui c'è qualcuno che ha qualcuno da qualcosa da ridire. Atakai ba wakaru nda yo. Ii koto yu janai ka? Ve la sto facendo guardare. Come sapete la storia sono i sette del Giappone reale. Sono i sette giocatori selezionati da Gamo e che hanno superato l'allenamento di Gamo per prendere il posto di dei giocatori della nazionale giapponese, e che quindi sfidano apertamente la nazionale giapponese per prendere il posto dei top titolari. Il problema è che abbiamo Morisaki in porta, Matsuyama e Gito in difesa, Takeshi, Nitta e Misaki a centrocampo e Yuga in attacco. Non c'è Rob Denton perché Rob Denton arriverà dopo. Mentre dall'altra parte ci sono tutti e sette schierati i principali giocatori anzi sono tutti e sette quelli del Giappone reale, con Ryoma Ino, Nick Holder lì davanti. Ken ha fatto ciao ciao ma non ce l'ha fatto vedere. Esatto. Ken ha fatto ciao ciao perché a quanto pare Wakabayashi appena... Nitta multiruolo, no. Appena Wakabayashi ha avuto la conferma di essere il portiere titolare, Wakashimazu ha mollato. E questo è il buon Morisaki. Gito è velocissimo. Mamma mia. Ma bisogna stare attenti, ragazzi. Allora, se non ricordo male, qui il risultato della partita è abbastanza indifferente. Perché, se sapete, per questioni di storia, se sapete bene come va e vi ricordate come va la storia, è abbastanza relativo come va a finire in questo contesto. Porca boia. Poi, tra l'altro, loro sono molto più... Oh oh. Dragon Shoot! Dragon Shoot! Non sto neanche qua. No, io ho la mia copia originale, ma l'ho emulata per questioni di praticità. E due. Dragon Shoot! Adesso qua è Ino si incazza. Qua è Matsuyama che dice: oh, sveglia! Secondo la storia dovresti perdere malissimo. Lo stai facendo bene. No, qua no. Non dovrei perdere malissimo. Non in questa partita. E uno gliel'abbiamo reso. Bisogna giocare con Yuga, ragazzi. Non ci sono santi. Vediamo se riusciamo con Nitta. I giocatori fanno splash quando cadono. Eccolo là. Quando cadono lo splash e la scivolata. Shh, shh. Dai. Vamo Morisaki. Quando sei anche tu puoi, Yamada lo buchi anche con Sol. Sì. Sì, sì. Sì, però non è questo il momento. Siamo ancora nella fase narrativa prima. Torniamo a bomba. Siamo 4-2. Oh. Potevo approfittare della pausa per... Aboy! Potevo approfittare della pausa per guardare il Neo Tiger. In effetti.
Devo approfittare della pausa per guardare il Neo Time. Andiamo Takeshi. Vai! E voi qua mi dovreste dire. Certo che ti metti anche tu a tirar con Takeshi. Sei sotto 4-3, butta dentro la boccia. E io invece no, voglio fare l'alternativo. Puoi anche vincere, eh? No, no. Madonna! Sì, hai ragione, ma non mi ricordo se la combinazione di tasti è sempre la stessa. 5-3. Madonna, che fastidio! Vai! Nel frattempo io sto schiacciando come un demonio, eh. Osti, anche Nitta la para. Anche Nitta la para. Anche Nitta c'è. Il primo finisce così, eh. Il primo finisce così. Fatemi guardare il Neo Tiger. Sinistra, destra, giù, indietro. Ok. Ok. Merda, ho sbagliato. No. Madonna. Questo è implacabile. Oh, la misa. Ma guarda come si fa a passare quella palla lì. Ma sei veramente una capra. Ok. E guarda, guarda. Ma il sistema di passaggi è peggio di quello di Rise. Ed è tutto a dire. No. Takeshi, Yuga, cosa fai lì da solo? E non la... ma è chiaro che sei marcato, bestia. Adesso. No. Adesso questo mi fa un altro gol. Porco Diaz, come ho fatto a pararla? Uff. Uff. C'è Ino che è cotto, ma... ma dovrebbe riuscire comunque a fare i super tiri. Anche perché... guarda Ino che è stanco lì in basso a sinistra. Dai. Non riesco, sono marcatissimo. Ok, le altre le puoi skippare, ma le skippiamo, ragazzi, direi. Sì, ah, ecco, vero, bravo, non mi ricordavo questa cosa, sono skippabili. Però volendo puoi giocarle con le pippe. Però direi che le skippiamo, dai, se no stiamo qua tutta la notte a vedere sta roba, questo spettacolo indegno di Ino che mi fa 50 Dragon Shot. Siamo 6-4, sì. Sì, Mizuki e Shizaki, sì. Time up. E andiamo incontro alla nostra prima sconfitta. Ok, il Kongamo che gode. Skip e skip. Skippiamo. Adesso c'è la scenetta. Gita, Tachibana, Soda, Nitta, Misaki e Yuga vengono allontanati dal ritiro. Quando torna l'uomo con la camicia più bella di tutti i Giappone. Arriva e cosa succede? L'ecatombe. Ehi. Buongiorno Tsubasa. Sono Kekke, ha detto. Cos'è? Ecco il principe Matsuyama.
Kisugi. Sono tutti vivi e vegeti e pronti a iniziare a giocare le qualificazioni asiatiche. Ma prima delle qualificazioni asiatiche, una bella partita contro il San Paolo, così, per gradire e per fare di nuovo... l'aneddoto l'ha messo, adesso me la racconto, l'aneddoto l'ha messo. E per fare di nuovo un'altra partita dove Tsubasa spamma drive shot a manetta. Giappone-San Paolo, sì. Con davanti Taki e Kisugi, Izawa, Sorimachi, Matsuyama, così de botto senza senso, Tsubasa, Kishida, Ishizaki, il principe e Takasugi. Su Juix. Ok. Juix. Brasile-San Paolo. Big match. Eccolo Mizugi. Su Basino. Subito la palla al principe. No. Guardalo Teppei col capello rosso. Nonno Takasugi. Oh oh. Oh oh. No, ho sbagliato. Matsuyama dice: ma cosa sta succedendo a questa nazionale? No, c'è anche quello per DS che è uscito. Eccolo. Tiro del principe parato così. Con un mazzo no, è troppo lunga quella combo. Devo prenderci manualità. Oh, Matsuyama rimette le cose a posto. Porca boia. No! Sì, però devo fare la combinazione di tasti e... quando faccio così... tanto lui segna, guarda, senza schiacciare. Secondo me usare Tsubasa è un po' come cheatare in questo gioco, perché veramente è troppo... è troppo più forte rispetto agli altri. Però il sistema di passaggi è lezzo. Pensavo che Ishizaki onestamente la mettesse. Sono rimasto deluso. Questo non è il drive shot, eh. Tiro potenziato semplice del principe. Parà. Non riesco a fare il tiro della banana. Porca troia. Sinistra a destra. Sinistra a destra il tiro della banana. 2-2. Ishizaki, il tiro della banana è sinistra a destra. Adesso lo facciamo. Madonna, Tsubasa resiste anche ai contrasti a volte. Prima mi ha fatto l'impatto, ma è rimasto in piedi. Sembra che se ne è fottuto. Non so se era buggato piuttosto che... adesso tiro. Di qua. Vai. No. Devo farlo smargiasso. No. Cross in mezzo. Teppei. Teppei. Rumore della turbina. Eva. Non para un cazzo questo
bigolo. Pareggiamo. Poi andiamo avanti a fare gli spiritosi. Boom baby. Però è realistico, nel senso che quel periodo nelle qualificazioni asiatiche, il Giappone, in effetti, se avete seguito le sintesi delle storie e qualsiasi altra cosa, è veramente ridotto ai minimi termini. E senza Tsubasa, guarda questo, non è arrivato neanche in porta. Senza Tsubasa veramente non aveva nessuna possibilità. Guarda lì, le catombe dietro a Tsubasa. C'è il cugino scemo di mazzo, sì. Oh, là. Boom. Come Perisic. Come? Mica. No! Porca troia. Riscattati. Riscattati. Ma si pare. Secondo voi il rigore poteva pararlo questa bestia? Adesso però bisogna segnare, perché qua sennò ci tocca andare supplementari, che due coglioni. Quindi dobbiamo andare avanti, non possiamo stare qua. Anche perché Tsubasa sta cominciando a esaurire la stamina. Quindi non dobbiamo rimanere indietro. Adesso vediamo se riesco a fare il flying. Non mi ricordo la combinazione. Però sì, Matsu dovrebbe essere un tiratore un po' più lungo dalla distanza. Dai, buttala dentro. Parà. Siamo sempre a rischio, altri 10 secondi. Ale. Porco Diaz. No, ho sbagliato tasto. Bestia. No, non mi ha fatto super giro. Adesso devo fare supplementari. No, no. Adesso gliene faccio 40. Adesso gliene faccio 40. Adesso gliene faccio 35. Tu chiedi e ti sarà dato. Tu chiedi e ti sarà dato. Vedi, adesso entra. Guarda che bella distanza ravvicinata. Per un ragazzino a cui piaceva Holly e Benji, quando ho visto il disco di gioco dentro quel negozio, destra e sinistra, ok, quando ho visto il disco di gioco dentro quel negozio, io non ho capito niente. E ci ho giocato sul tubo catodico in bianco e nero, ragazzi. Cioè, in bianco e nero. Perché il televisore che avevo non supportava l'uscita giapponese, no? Quindi immaginate la mia faccia la prima volta in cui ho messo il disco dentro la PlayStation e è uscito il segnale video in bianco e nero. Solo il giorno dopo a scuola, confrontandomi con gli altri, mi hanno detto: sì, guarda che è normale in bianco e nero, perché i giochi giapponesi devi avere il TV apposta che legge il segnale, perché altrimenti lo vedi bianco e nero. E io me lo sono giocato in bianco e nero. Quando... anni dopo, non mesi, perché naturalmente non è che ho chiesto ai miei di comprarmi il televisore apposta. Li ho provati tutti i televisori di casa, non ce n'era uno che leggeva. Quando anni dopo i miei comprarono un televisore un po' più moderno in sala, sul TV grande della sala, allora la prima cosa che facevo ogni qualvolta entrava un televisore nuovo in casa mia era provare Get It Tomorrow per vedere se uscivano i colori o se era ancora in bianco e nero, finché un bel giorno su un televisore comprato da mio padre uscì Get It Tomorrow a colori e lì è stato veramente una pacchia.
Bravo Tsubasa, sono molto contento della tua prestazione di oggi. Però volevo avvisarti, stai guidando un branco di pippe. Non hai nessuna possibilità nelle qualificazioni asiatiche. Ma spero tornerai presto in Brasile per giocare con quelli che contano. Sì, lo so, Roberto mi aveva avvisato che questa è una squadra di pippe. Ma devo provarci lo stesso. Bravo Tsubasa. Mister. Cominciano le qualificazioni asiatiche. Taipei. Wakashimazu lì tra gli spalti nascosto. E tutti i nostri fasciati. Adesso arriva la TBA.